highway to say, at least I did in my way. Lie way to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. Mi spiegate quando la vostra mattina inizia con le fette biscottate? Momento. Così, cioè voi aprite il pacco e ci trovate questo. Eh? Eh? Che ne pensi tu? Che ne pensi tu, Pupi? Di questo? Di questo? Oddio, mi manda sui nervi questo. Adesso io come faccio a misurare le mie 5 fette biscottate? Come faccio a capire quante sono? E voilà, il metodo per mangiare le fette biscottate rotte. E oggi abbiamo anche burro di arachidi. Oh, oh, yummy. No, vabbè, no, voi dovete vedere. Che combini? Cioè, è uscita di corsa fuori, ha fatto cadere la tenda. Ma chi c'è? Non c'è niente, ci sei solo tu che rompi le palle. Non ce la faccio, guardate qua che mi ha combinato. Ma che abbai? Appasciati. Che poi intanto mi avete chiesto sotto delle tende. Non sono tende esterne, sono semplicemente delle zanzariere per evitare mosche e insetti. Basta. Ehi. No, non è convinto. Buongiorno ragazze, buongiorno e benvenute in questo nuovo vlog. Siamo qua in fase di registrazione, come potete vedere c'è anche la videocamera. Mi sono già registrata un video. Oggi mi sono svegliata molto molto produttiva, anche se mi sento un po' una schifezza. Mi vorrei sfogare un po' con voi. Nel frattempo mi sono fatta questa pettinatura un po' tipo così, come si chiama? Cipolla? Non so come si chiama, perché i miei capelli sono sporchi e quindi li ho legati e mi sento malissimo. Ho mal di gola perché a Napoli è arrivato il freddo, cioè tipo da un giorno all'altro veramente stanno i pinguini per strada. A proposito, devo anche togliere i panni da fuori perché veramente si stanno tipo ghiacciando, li troverò tipo induriti, ghiacciati. E come arriva il freddo, io sono praticamente un disastro. Raffreddure, mal di gola, mi sta arrivando il mal di gola, lo sento, di quelli tosti, veramente bruttissimo. E poi qua, guardate, c'ho tipo un bernoccolo, non so se riuscite a vedere. Perché ieri, si vede o non si vede, non lo so. Comunque ieri ho avuto un piccolo incidente con la macchina. Ma incidente, voi vi aspettate un incidente con l'auto, di quelli catastrofici? No, io e la macchina così. Perché correvo per fare di fretta, sto mettendo le buste nel cofano e sono andata a chiudere il cofano e me lo sono dato in fronte. Quindi prima mi sono guardata attorno, ho detto ma fa che mi sta guardando qualcuno, ho fatto finta di niente. Poi mi sono accorta che non c'era nessuno. Aiuto, mi sono fatta malissimo e mi sembra che mi stia spuntando una corna. Vabbè, comunque a parte questo, c'ho la mia bella vestaglietta leopardata perché ho freddo, sto in casa. E perché sto male, mi sento una schifezza, mi sento un cesso e mi sento male, mi sono truccata, mi sono messa un bellissimo rossetto sexy e basta, un po' di blush questo ho messo. Comunque con questa pettinatura, ragazze, guardate, posso anche vedere, posso anche fare delle previsioni su come starei completamente bionda, guardate. Cioè veramente, troppo figa sta cosa, cioè guardate, vediamo un po'. Aspettate, di qua e di là. Modello ananas. Oh oh, sembra che c'è il parrucchino. No vabbè ragazze, oddio, mi piace questa nuova pettinatura. Dai che secondo me dovrei valutare l'idea di farmi tutta bionda. Ragazze, questo taglio sbarazzino biondo, non so cosa mi sembro. Comunque ragazze, veniamo a noi. Biondona. Vi volevo ringraziare tantissimo per aver partecipato alla diretta su Facebook che abbiamo fatto io e mia sorella ieri, quando è stato? No, mercoledì sera. Comunque è stato veramente super divertente. Se la volete vedere ovviamente c'è ancora il video su Facebook.
E niente, c'è la pupina qua che dormicchia. Hungry. Guardate come se la dorme. Comunque oggi, ragazzi, io vorrei andare a farmi un giro da Yamamai, perché voglio spendere qualcosa di soldi. No, davvero, perché ho visto delle cose carine e vorrei comprare qualcosa, quindi per tirarmi un po' su. Speriamo che funzioni. Mia cicci, mentre mamma lavora al computer, lei sta qui nella sua cucettina, vero mamma? Perché ha freddo, amore. Amore, che c'è? Sei bella, sei bella. Mamma mia, che sonno. Anche questi cagnolini hanno sempre freddo. Oh mio Dio. Per pranzo sto preparando la mia carbonara fit, quella di cui vi ho fatto il video tanti anni addietro, tanto tempo fa ormai. Tac tac tac. Oddio, con una mano è un po' difficile aprire l'uovo. Aspettate un momento, Ecco qua. La carbonara di cui vi ho fatto il video tanto tempo fa sul mio secondo canale. Ormai conoscete a memoria la ricetta, l'avete tutti riprodotta con grande soddisfazione. Bravissime ragazze, io la adoro. Yeah. Yummy. Troppo buona. Andate a vedere il video. Carità dolce, carbonara light. Yummy. Si esce, ragazze, yeah! Con il mio cardigan super leopardato. Yeah! Vede mia sorella, impazzisce. Sì, ma è tanto caldo, è carino. Wow, sexitudine. Belli i pigiami, che così carine, Nancy. Belli. Tu quale vuoi? Questo è per bimba. Oh, guarda questo con la renna. Bello, quante belle cose. E guarda che rosso. E guarda come bello il mio cardigan. Mamma mia. E però ho detto che non sei riuscita così te, se lo indossare questo coso. E invece sì, abbracciami, dai. Abbracciami. Comunque, guardate quante belle cose, entriamo? Sì, dai. Che belli. Dai, compriamo qualcosa di molto sexy, tipo questi. Questi. Belli questi. Guarda il mio carrello pieno di acqua. Vivo di acqua. Pessima. Buu. Modello zia Concetta. La tata. Che fa la spesa. Ragazze, siamo tornate, abbiamo comprato tantissime cose che poi faremo il video haul, ma io già sto scendendo, devo curare la borsa della palestra, prima parrucchiere e poi palestra, poi si esce, giornata lunghissima oggi, ciao amorino, ci vediamo dopo mamma. Bellezze, sono uscita dal parrucchiere. Ho tagliato un pochino i capelli perché sono cresciuti tantissimo. Infatti anche voi nei video mi avete detto: mamma mia, come sono cresciuti i capelli. Quindi li ho un po' tagliati perché in palestra mi trovo meglio. Anzi, prossima volta li taglierò ancora di più, sì, e li farò ancora più biondi. Yeah! Diventerò una biondona. No vabbè, ormai mi sono abituata a questa cosa, quindi mi piace tanto. Comunque io sono in super ritardo, sto incasinatissima perché praticamente devo tornare a casa in tipo 3 minuti. Dovrei fare uno spuntino perché non ho fatto lo spuntino pomeridiano prima della palestra, quindi sto in crisi. Devo andare in palestra ed è tardissimo, secondo i nostri piani abbiamo sforato un casino, cioè a quest'ora io dovrei già stare in palestra, invece sto ancora per strada, devo andare a casa a fare lo spuntino, palestra, non so come farò, prepararmi la borsa, oddio, e portarmi i vestiti per stasera, che stasera si esce, evviva! Quindi sto super incasinata e mi sa è meglio che poso la fotocamera, almeno mi concentro a guidare. Se no mi richiamate, avete ragione, però vi devo dire una cosa importante, ma non ve la posso dire, ve la dico dopo. Ciao! No, ragazzo, no,
Allora, pronta per la serata. Nel frattempo io sono tornata a casa, ho fatto lo spuntino, sono andata in palestra, mi sono allenata, mi sono cambiata, mi sono messa questo bel vestito che poi vi mostrerò in un video. Qua c'è anche la Nancy. Ciao. E tra un po' ci incontriamo con delle nostre amiche e usciamo, facciamo una bella seratina tra amiche. Ci vediamo dopo. Ciao. Visto i capelli sono più corti? Sì, sì, li hai tagliati. Dopo facciamo vedere anche un po' il vestitino. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Ehi, tesoro. Ci vediamo all'uscita, tesoro. A boh, ciao. Dai che non siamo in ritardo, stranamente. Cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. La canzone non è bellissima. Ho mangiato troppo, ho bevuto troppo e adesso devo montare il video ed è tardissimo, è notte. Quindi mi mando un bacio grande, spero che questo video vi sia piaciuto, sto fuori. Lasciatemi un like se vi è piaciuto e ci vediamo domani con un nuovo video. Per tutto il mese di dicembre un video al giorno, come per tutto l'anno. Ciao!